Allora, la tendopoli Contrada Annunziata è sorta dopo i primi di ottobre del 2013. Doveva essere una struttura messa a disposizione dell'Università degli Studi di Messina alla prefettura per motivi emergenziali, doveva essere una struttura per una quindicina di giorni. Realizzata tra l'altro all'interno degli impianti sportivi dell'università che ospitarono le Universiadi in Sicilia, di fatto è diventata poi una struttura stabile a tutti gli effetti. Sono già passati più di 3 anni, la struttura funziona a pieno regime, si tratta di una decina di grossi tendoni dove vengono ospitati normalmente sino a 220-240 richiedenti asilo. Nella storia sono verificati fatti gravissimi, tra cui anche la presenza in promiscuità di minori con adulti, la presenza anche per settimane intere di donne in stato di gravidanza o peggio ancora che avevano avuto un bambino qualche settimana prima e sono state tenute in quelle condizioni. La tendopoli ha situazioni inimmaginabili dal punto di vista climatico. Basti pensare che già in tarda primavera la temperatura all'interno delle tende può superare i 40 gradi. E peggio ancora d'inverno, dove le temperature scendono abbondantemente, sfiorano lo zero. Più, come abbiamo denunciato più volte e anche provato con immagini, filmati, eccetera, non si può immaginare cosa succede quando piova. Ormai il campo ha perso completamente, si tratta di, ripeto, di un campo di baseball, ha perso le capacità di protezione da parte dell'acqua, per cui si forma veramente una immensa palude e i richiedenti asilo sono costretti a camminare di fatto sull'acqua. A questo si aggiunge una mala gestione che è stata indipendentemente dagli enti gestori che hanno operato presso questa struttura. I servizi che vengono forniti sono ridotti al minimo, le gare vengono affidate a ribasso, per cui ovviamente non è sulla qualità del servizio, non è fornendo la dal punto di vista sanitario, dal punto di vista della formazione, dal punto di vista della tutela e della protezione dei diritti umani, ovviamente a risparmio è quello che poi alla fine resta è tentare di lucrare qualcosa sul vitto e sull'alloggio. Basti pensare che l'ultima gara d'appalto è stata data con un ribasso enorme per circa 22,50-23 euro al giorno per richiedente asilo. Considerato che bisognerebbe fornire tutta una serie di servizi, possiamo renderci conto la qualità. A questa struttura, che doveva essere, ripeto, di tipo temporaneo, è stata affiancata già a fine dicembre 2013 una ex caserma andata in disuso, una palazzina delle quattro che compongono questa caserma, che nelle intenzioni della prefettura avrebbe dovuto sostituire la tendopoli proprio per le condizioni pessime di agibilità e del rispetto delle condizioni minime per i richiedenti asilo. Di fatto questa struttura si è affiancata. E oggi ospita sino a 200 richiedenti asilo, per cui con lo stesso ente gestore di fatto le gare vengono affidate con la gestione di ambedue le strutture, per cui di fatto si è trattata di una struttura che ha raddoppiato. Anche lì le condizioni, nonostante non si tratti di tende, ma si tratta di un'ex caserma, le condizioni dal punto di vista della vivibilità sono, anzi potrei dire anche paradossalmente, peggiori. Dicevo di 200 richiedenti asilo che sono costretti a convivere in 3 saloni, dove praticamente i letti a castello sono uno accanto all'altro, dove non c'è lo spazio neanche di 30 centimetri da letto a castello, dove si può fare la doccia con acqua calda soltanto 3 ore al giorno e dove ovviamente nella piccola sala che funziona sia per sala mensa e sia come per le attività di socializzazione, si tratta di un piccolo saloncino dove ovviamente anche diventa faticoso fare la fila per poter mangiare. Oggi abbiamo scoperto che non si tratta più di una struttura dove i minori vengono tenuti accanto agli adulti, ma si tratta di fatto fuori dalla legge, con un vero e proprio colpo di mano da parte della prefettura, la trasformazione di una struttura che accoglie 200 minori che definire giuridicamente è impossibile, proprio perché non c'è un foglio, non c'è un foglio di carta straccia che spieghi come una struttura di primissima accoglienza per adulti sia stata trasformata per minori richiedenti asilo. Ricordiamo che in Sicilia ci sono delle normative
regionali molto rigide, che tra l'altro fanno proprio quelle che sono anche le normative di altre importanti regioni italiane. Le strutture non possono essere utilizzate per accogliere più di 60 minori, i minori possono essere tenuti non più di 6 per sala, proprio per garantire condizioni di vivibilità e condizioni di privacy. Io dicevo, i 200 minori oggi vivono in 3 immensi stanzoni, dove per attraversare, per uscire dal letto a castello, quelli che sono al centro, devi praticamente rotolare sugli altri letti a castello, per cui veramente condizioni inimmaginabili. Trattiamo proprio di concentrazioni di carne umana. Le immagini che ho di quella struttura, di quei letti a castello, quando gli adulti stavano giornate senza far nulla perché non viene offerta nessun tipo di servizio, del resto a 22 euro al giorno non puoi fornire nessun tipo di servizio integrale, questi ragazzi ricordano esattamente le immagini dei lager tedeschi. Oggi definire lager non credo che sia assolutamente gratuito, sono i lager del XXI secolo.